Buongiorno ragazzi, il mattino ha l'oro in bocca, come dicono i vecchi saggi, anche perché nella giornata odierna, proprio nella mattinata odierna, ci sarà un evento organizzato da Juventus in collaborazione con Save the Children. Ovviamente parliamo di beneficenza, ovviamente parliamo di sviluppo educativo tra i 0 e i 18 anni, quindi con eventi e con fare del bene, che è sempre cosa buonissima e giustissima. Questo evento qua a Torino presenzieranno tra gli altri il presidente Andrea Agnelli, Federico Chiesa e Cecilia Salvai, quindi vedremo se ci saranno delle dichiarazioni dai diretti interessati. Fa già un caldo disumano ed è apparentemente caldo il mercato della Juventus, perché la domanda che mi state ponendo in queste ore in maniera molto diffusa è: ma Angel Di Maria si è deciso, ha deciso, ha preso una decisione definitiva? E a me non è che piaccia fare il countdown che porti poi a una risposta definitiva, anche perché non è Capodanno, quindi non facciamo 10, 9, 8, 7, sarebbe anche poco professionale. La cronaca ci dice che anche nella giornata di ieri però Di Maria non ha dato una risposta, né sì né no, in generale però non ha dato una risposta. Sapete quale sia il mio pensiero? Quando le cose vanno per le lunghe solitamente non finisco bene, nonostante poi la Juve un anno fa di questi tempi trattava mattina, pomeriggio, sera e notte l'acquisto di Manuel Locatelli con il Sassuolo, e poi è andato in porto anche alle condizioni che voleva sviluppare la Juventus con questo prestito biennale con obbligo di riscatto. Quindi non è detto che portare una cosa per le lunghe sia sinonimo poi di notizia funesta dietro l'angolo, però personalmente, per come seguo il mercato ormai da 11 anni, quando i dialoghi vanno per le lunghe non va bene, anche perché credo che sia corretto, nel rispetto anche della posizione di tutti, di trovare la miglior soluzione possibile. La Juve deve sostituire nel migliore dei modi Paolo Dybala, ai noi, ma direi che ormai il fatto che lui sia un promesso sposo dell'Inter non fa più notizia, pace, amen, si va avanti. Il tifoso juventino, secondo me, non si deve preoccupare tanto del fatto che Dybala stia andando a rinforzare l'Inter, bensì si deve preoccupare se la Juventus si stia rinforzando o meno, perché questo è l'interrogativo da porsi. Quindi la Juve là deve prendere un calciatore forte, per là intendo come esterno d'attacco in questo 4-3-3 che è nella testa di Max Allegri. E Di Maria sarebbe indubitabilmente il miglior rinforzo possibile per una stagione, perché lui chiede un anno, ormai lo ha spiegato in tutte le salse, e poi ovvio dopo un anno dovresti riguardarti attorno, fare altre valutazioni, tutto ciò che ci siamo già detti. Però anche nella giornata di ieri la risposta di Di Maria non è arrivata. In tanti ragazzi giustamente mi state chiedendo anche di Federico Gatti quale sia il progetto ideato dalla Juventus sul suo conto. Io, amici miei, sul suo fronte riscontro solo pareri positivi. Da chi l'ho avuto al Frosinone, da chi ha deciso di portarlo alla Juventus, da chi segue la Serie B, da chi segue in generale il calcio italiano, tutti mi dicono che Gatti sia pronto per la Juve. D'altra parte, forse è un pochettino stato sottovalutato questo passaggio, ma la Juve nel mercato invernale su Gatti ha investito complessivamente una cifra che potrebbe arrivare a 10 milioni, 5 milioni di parte fissa più 5 di eventuali bonus. E non sono pochi, soprattutto per un ragazzo che non ha ancora giocato un minuto in Serie A. Però, secondo me, queste qua sono le operazioni giuste. Nel senso, decidere di predisporre un tesoretto cercando di anticipare la concorrenza, perché Gatti era praticamente promesso sposo del Torino e poi la Juve con una cena lo ha soffiato all'altra sponda del Po. Oggi magari 10 milioni complessivi, se dovessero essere così, cioè con i bonus raggiunti, possono sembrare tanti per un giocatore che non ha mai militato nella massima serie, ma magari dopo 4-5 partite ti accorgi di aver fatto il giusto investimento, Gatti farà doppiare immediatamente il suo valore e l'operazione win-win. Quindi da questo punto di vista vi invito a una grande cautela, però sono molto positivi i feedback che ho ricevuto su Gatti, sono curioso di vederlo all'opera. Anche lo stesso Max Allegri comunque lo aveva elogiato subito
commentare l'operazione del mercato invernale, il tecnico livornese aveva detto: Gatti è il miglior difensore della Serie B, aveva illustrato le sue qualità. E quindi, ragazzi, il quadro mi sembra piuttosto chiaro, cioè non credo che dietro l'angolo ci possa essere una valutazione Gatti resta o meno. Gatti lo si valuterà a suon di partite al suo primo anno in Serie A, auspicando che possa diventare una sorpresa per chi non lo conosce e una certezza per la stessa Juventus, che sul suo conto ha deciso di investire dei soldi. Un'altra domanda a cui voglio rispondere è su Weston McKennie. Allora, ragazzi, la Juve non ha messo in vendita McKennie perché è sbagliato far passare questo concetto. McKennie è un giocatore che in Premier League riscontra tanti papabili clienti, perché lo stesso Tottenham comunque tra l'estate scorsa e anche, diciamo, il mercato di gennaio, prima di virare su Rodrigo Bentancur, e comunque da quello che so io Fabio Paratici un sondaggio l'aveva fatto registrare, quindi McKennie ha uno stipendio abbordabile con costi contenuti, un giocatore che se decidi di piazzare trovi secondo me un acquirente in tempi piuttosto rapidi. Quindi la Juve non ha incaricato intermediari o i suoi agenti a trovare una nuova collocazione, anche perché se analizziamo le caratteristiche di McKennie dovrebbe essere uno dei pochi centrocampisti della Juventus a meritarsi automaticamente la riconferma per la prossima annata calcistica. Purtroppo in quel maledetto Villarreal Juve si è fatto male, si è procurato un infortunio davvero molto molto scorbutico che l'ha portato solo ad ottenere dei minuti conclusivi nell'ultima partita di campionato in quel di Firenze, proprio quando stava iniziando a parlare la stessa lingua di Max Allegri. E se noi pensiamo a Pogba, che andà un lungo ma si fa, e McKennie, pensiamo agli unici due centrocampisti della Juventus che hanno gol nelle gambe. Sì, Zaccaria ha dimostrato tra il gol al Verona, miracolo di Vicario, palo con l'Inter, di essere un giocatore che se si inserisce può far bene, però quelli che ti garantiscono i gol allo stato attuale degli attuali interpreti della linea metodista sono Weston McKennie, e Pogba non lo posso inserire perché non è ancora un tesserato Juve, però lo sarebbe automaticamente se figurasse la rosa come figurerà. E quindi io credo che McKennie sia da associare al fatto che o arriva un'offerta importante che ti consente di spostare un eventuale tesoretto per altri obiettivi, oppure la Juve non va a proporre McKennie a destra e manca per fare in modo che possa ottenere dei soldi. Quindi qui bisogna stare molto focalizzati, perché mi sembra che tutto il mercato juventino sia in forte evoluzione, però non credo che la Juve voglia proporre i suoi pezzi più pregiati, soprattutto in reparti lacunosi come il centrocampo, e credo che anche lo stesso McKennie abbia ben compreso il modus operandi della Juventus sul suo conto. Insomma, ragazzi, a fuoco lento si va avanti, vediamo cosa succede. Non credo che nel weekend accadrà qualcosa, mai dire mai, però in questo venerdì ci concentriamo in questo evento benefico che è molto importante, e attendiamo sulla riva del fiume, attendiamo notizie. Un abbraccio, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, alzate la campanella e mettete like ai miei contenuti.